Presidente Mattoscio, sono stati resi noti i dati dell'aeroporto di Pescara, gennaio-agosto, dati positivi e positivi rispetto anche alla media nazionale. Aggiorno anche gli stessi dati, al 30 settembre la performance gennaio-settembre è stata del 7,3% in più e siamo tra gli aeroporti che hanno i migliori dati nel segmento di mercato. Un grande contributo a questo successo viene dato dalla scelta strategica che abbiamo operato alcuni mesi fa, individuando in Fiumicino l'hub strategico per i voli intercontinentali, ma anche per numerosi voli continentali e nazionali. Dati importanti in previsione della stagione autunnale e invernale che comunque vedrà l'aeroporto di Pescara, l'aeroporto d'Abruzzo sempre in primo piano. Sì, intanto abbiamo confermato il secondo volo per Linate, individuando in tal modo anche Linate un secondo hub strategico per il nostro aeroporto. Poi ci sono i nuovi voli per la Romania e nelle prossime settimane spero di poter annunciare un piano di consolidamento dei voli per i Balcani e per altre destinazioni nazionali. Con la regione c'è sempre massimo accordo per cercare di guardare anche all'aspetto economico, come ha sempre detto il presidente D'Alfonso. Ma la regione ha la proprietà ormai esclusiva dell'aeroporto e giustamente ne ha anche la responsabilità per assecondarne il futuro. Il nostro compito come amministratore è quello di aiutare la regione e l'intera comunità abruzzese a comprendere come questa importante infrastruttura sia strategica per il futuro dell'economia, ma anche della civiltà e della modernità della nostra comunità.